vedere qualche prodotto, puoi venire qui davanti che lo spieghiamo vis a vis. Se qualcuno ti è interessato, vedere qualche prodotto. Si avvicina ragazzi, avviciniamoci, dai. Allora, vi proponiamo l'anteprima, le nuove palline che usciranno nel 2014, fine 2016, si chiamano Equinox, è un mix, è un beer food, dolce, speziato, molto digeribile, è una pallina che sta regalando molte soddisfazioni a noi del team che stiamo utilizzando da 6 mesi e se volete sentirle, però... Pochi che ci deve pescare. Via uno. Base aromatica, frutti di bosco, spezie. È uno speziato molto dolce e digeribile. C'ho l'ultima pasturata con quella lì stanotte. Ogni linea di palline ha la pallina, la ready made normale. Poi abbiamo la linea pop-up, sempre della stessa linea, e le hard duck, che è praticamente una pallina che viene utilizzata. È una pallina che viene utilizzata con la presenza di gamberi e tutto quello che è bianco. È una pallina molto dura, però. Essendo così gommosa, la pallina non si rompe, cioè lei ha voglia a rosicare, ma la pallina rimane intatta. Lavora molto bene lo stesso in acqua come le realmente normali. Dopo parte dei innesco, no? Così qui sono palline. Dopo lavorano come la pallina normale, però comunque è molto più dura, più elastica, ovviamente una sostanza all'interno che la chimica più compatta. Adesso la stessa linea non ce l'abbiamo, però vi faccio vedere che sempre ogni linea praticamente ha tutto la sua gamma, dai pellet allo stick mix, al liquido, al dip. Questa qui è un altro tipo che si chiama Cork Dust Wafter, praticamente è una pallina bilanciata criticamente già di suo. Dai, metti la pallina, ti sta sollevata il capello e l'amo ti rimane giù, quindi non hai bisogno di bilanciarla con una spugnetta e nient'altro. All'interno c'è del sugo, il mix è lo stesso che viene usato nella remake, però all'interno c'è questo sugo che è tarato in modo che tu hai la pallina non sia bilanciata. C'è un pesce molto richiedente, ti può dare una buona mano. Poi abbiamo anche la nostra linea del Rise, ovviamente sono queste linee, qui è una linea pop-up, sono pop-up, noi le chiamiamo Tumble, sono queste qua. Queste pop-up sono microcelle aperte e microcelle chiuse, praticamente non è una pop-up normale, è una pop-up praticamente che lavora, a differenza di tante altre pop-up che te la inneschi, la cavi, te la apri, è ancora uguale, non ha lavorato, l'interno è ancora asciutto. Ma è artificiale questa? No, è sempre farina, sono casi nati, sembra gomma, ma non è uguale. E praticamente sì, è un mix segreto che non so, dicono neanche a noi cosa c'è. E assorbe, se te la usi comunque sia una pallina che ha lo scambio idrico, una pop-up che ha lo scambio idrico, a differenza di diciamo il 90% delle pop-up che lo scambio idrico non ce l'hanno. Durata? 30 ore, sicuro 100%. Io la primo anche 2 giorni, se aggiungere niente altro. Poi adesso faccio... Questo qui è il liquido delle Equinox, quello nuovo che c'era soltanto, che sono queste qua. Io non mi ci faccio tanto. Qui c'è il filtrato totale. No. Però... Questi che sono un po' speziali.
questo è... Poi ci abbiamo le Tiger, mollate, come mix. Però questa qui è la parte liquida del mix, cioè che ti prendi il mix e componi questo. Se prendiamo poi tutte le farine, il catalogo di prodotto, tutte le farine, dalle T94, prendice, caseina, albumina, c'ha tutto, la linea ha tutto per anche per il self-made. Questo un po' che abbiamo, un po' diciamo l'assaggio della linea made, pop-up, eccetera. No, seguite l'acqua, è quello nuovo.